per entrare nel Buco dei Vinchi, è una delle numerose grotte del Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi della Badessa, e sono con il biologo Giuseppe Rivalta, che è venuto qui oggi per fare un po' di monitoraggio della fauna presente nella parte iniziale della grotta, vero Giuseppe? Sì, perché è una grotta molto piccola, siamo alla base di uno dei tanti inghiottitoi che sono attorno alla grotta, alla dolina della Spippola, però è interessante perché è un posto non frequentato e quindi si forma sempre un ecosistema cavernicolo con vari esemplari di ragni, zanzare, gasteropodi, insomma. Vediamo un po' in questo momento dell'anno cosa troviamo dentro. Insomma. Qui siamo nella zona, nel comune di San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna, sì. Anche, e all'interno di questo parco ci sono all'incirca 300 cavità. Sì, circa, più o meno. Insomma. Adesso Fabio, entriamo dentro questa grotta, è abbastanza piccola, comunque ci sono diversi sistemi carsici all'interno di questo parco. Sì, sono diversi sistemi carsici, alcuni sviluppati anche per chilometri, e questo qui invece è piccolino, insomma è un piccolo ingresso di una cavità che si sviluppa probabilmente anche in maniera maggiore, ma non percorribile da noi, per cui c'è una strettoia che si presume che poi prosegua in qualche modo, ma non è percorribile umanamente. Insomma. Quali sono le grotte visitabili del parco? La più importante è la grotta della Spippola, che è qua vicino, e che è un sistema carsico che insieme all'acqua fredda, grotta Spippola acqua fredda, è uno sviluppo superiore ai 10 km. Poi la parte in realtà è frequentabile sono poche centinaia di metri. E la grotta del Farneto, forse la più famosa, un po' più piccola della grotta della Spippola, ma storicamente molto importante, insomma, per i ritrovamenti paleoantropologici e etnologici fatti, insomma, nel secolo scorso e che ogni tanto proseguono anche, tra l'altro. Noi siamo entrati all'interno del Buco dei Vinchi, che è una grotta davvero piccolina, però appena entriamo c'è un fenomeno carsico particolare, perché lo vediamo sul nostro tetto, è questo canale di volta. Come si forma? Allora, l'evoluzione del carsismo nei nostri gessi bolognesi ha subito varie fasi. Fasi in cui si sono formate le cavità, altre fasi in cui si sono riempite a seconda del periodo di crisi climatica. A un certo momento le cavità sono state riempite di sedimenti, di marnosi portati giù dal resto della superficie, no? E successivamente, col cambiamento del clima, sono iniziati dei rosellamenti, solo che le argille, essendo impermeabili, hanno resistito a queste piene che avvenivano. In realtà il gesso è molto più solubile, quindi hanno cominciato a scavare in alto, hanno scavato diciamo, i soffitti di queste cavità e hanno formato questi cosiddetti canali di volta, perché sono sulla volta della grotta, e poi successivamente l'argilla è stata riasportata via e quindi sono rimaste queste sale con queste forme rotondeggianti e sono molto tipiche delle nostre grotte dei gessi bolognesi e dei gessi emiliani, diciamo. Quindi raccontano proprio la storia del cambiamento climatico che è avvenuto in questi territori. Noi oggi ci lamentiamo del fatto che sta aumentando la temperatura e questo cambiamento climatico sta portando dei problemi, di piogge molto forti o periodi aridi, eccetera. Però, insomma, bisogna dire che noi in questo momento siamo in quello che viene definito un interglaciale. Questo periodo tra due glaciazioni, chiamato appunto interglaciale, perché è un periodo caldo, può essere un periodo secco anche. E succede che la temperatura ultima, dopo l'ultima glaciazione, diciamo che il periodo, la vecchia dicitura del Wurm, ha cominciato a salire, ma quando? Ha cominciato a salire quando l'uomo entrava nel Neolitico, quindi ce n'era poche di persone e nonostante tutto è cominciato a salire, continua a salire. Il problema nostro attuale è che questa
temperatura la stiamo accelerando come innalzamento con le nostre risorse energetiche, gli sfruttamenti, quindi l'aria si arricchisce di anidride carbonica, si produce questo effetto serra, eccetera. Però se l'uomo non facesse niente, questa temperatura continuerebbe ad avanzare e quindi con tutti i problemi che seguiranno. Il CNR già l'anno scorso accennava al fatto che probabilmente ci troveremo, noi no certamente, neanche le nostre prossime generazioni, ma si entrerà forse in un altro periodo glaciale. Quindi fa parte dei cicli, se si confronta il picco dell'interglaciale che viviamo con quell'ultimo che è stato dell'Ris-Würm, vediamo che più o meno siamo a quei livelli. Più veloce, ecco, solo un fatto di velocità. Dicevi cosa stiamo vedendo? Queste qua più bianche, più chiare, queste qui sono delle ricristallizzazioni di gesso che si stanno formando adesso all'interno della grotta. E questo fenomeno carsico come avviene? Questo avviene per un fenomeno di ricristallizzazione dovuto all'umidità che scioglie il gesso di superficie, poi per capillarità e evaporazione si ricristallizza formando queste specie di sorti di cavoli, insomma, di infiorescenze. Infiorescenze, esatto, di gesso. Avete trovato dei nidi di che cosa? Nido di scricciolo. Scricciolo. Che è un uccellino molto piccolo che fa tipicamente il nido, gli ingressi di piccole cavità, grotte. Ed è questo qua, quindi usa spesso proprio muschi e un po' di foglie, ma principalmente muschi. Nome scientifico non per niente è Troglodytes. Ah, ecco. Troglodytes, Troglodytes. E camminando per i sentieri del Parco dei Gessi siamo arrivati a un altro punto che merita sicuramente di essere visto. Questo è il buco delle candele. Che cosa sono, Giuseppe Rivalta, le candele? Le candele non sono altro che erosioni fatte dagli agenti meteorici, eccetera. Perché immaginate che qua a un certo momento fosse tutto coperto di marne, ghiai, eccetera. Poi con l'arrivo dei cambiamenti del clima alla fine delle glaciazioni o durante le ultime glaciazioni è successo che è stata sportata questa coltre che copriva i gessi e quindi le acque hanno cominciato a penetrare all'interno. Il gesso è una roccia molto tenera, dopo il talco è la più tenera e quindi l'erosione è andata avanti in maniera incredibile e qui per una fortunata serie di condizioni le acque sono andate all'interno, si è creato un sistema carsico e hanno cominciato a erodere queste pareti in questa dolina praticamente, avventizia della grande dolina della Spipola. Per cui sono formate queste erosioni chiamate candele perché ricordano un po' le candele classiche, no? E c'è una foto di Fantini degli anni 30 che le mostra come erano ai suoi tempi e sono cambiate di poco. Al contrario, che non c'entra con il Parco dei Gessi, ma a Labante la stessa foto di Fantini degli anni 30 adesso è completamente irriconoscibile perché è venuto avanti un becco di travertino che allora non c'era. Comunque veramente è un punto unico, diciamo. Dal punto di vista della vegetazione, Fabio, che cosa vediamo? Adesso qua in questo momento si vedono le fioriture di una pianta che ha mille nomi, fra cui medaglione del Papa, erba di San Giovanni, lunaria e non so quanti altri nomi, e che è la pianta che poi si usa quando una volta che fa il frutto, fa queste sorte di appunto strutture circolari argentate, si usano un po' da decoro quando sono secche. E ci sono varie piante di elleboro qui a terra, molta edera. Questa è una parete che guarda quasi esattamente a nord, quindi in fondo è quasi sempre in ombra e quindi in questo caso non si nota tanto, ma in doline e in buchi più profondi si crea un microclima più fresco che rimane anche in estate
e ad esempio la Dolina della Spipola, che è una sorta di invaso come questo, ma a fondo 100 metri, in piena estate si possono trovare temperature anche di 10 gradi inferiori rispetto alle temperature che c'è esternamente nelle colline circostanti, per cui anche la vegetazione, insomma, ne risente. Ecco.